Gli attacchi terroristici di Barcellona scuotono anche Rimini. Le 6 postazioni di controllo degli accessi attualmente presenti in città e il progetto messo a punto dall'amministrazione prevede altri 6 varchi elettronici distribuiti lungo la cerniera del centro storico. Le postazioni individuate, che potrebbero subire modifiche in previsione di nuovi sopralluoghi, sono state programmate per via Isotta degli Atti, via Fratelli Bandiera, via Santa Chiara, via Guerrazzi, via Castelfidardo e Corso d'Augusto, lato Ponte di Tiberio. Il presidio e la tutela delle piazze cittadine, in più in generale degli spazi pubblici, dei siti più frequentati dai cittadini e dai turisti, è uno dei temi che tiene banco da quasi un paio d'anni, spiega l'assessore Jamil Sadegovat, da quando gli attentati di Parigi del novembre 2015 hanno portato l'Italia ad innalzare le misure di sicurezza antiterrorismo. L'ultimo drammatico episodio che ha sconvolto Barcellona e il mondo ha riacceso l'attenzione sulla necessità di sviluppare strategie e soluzioni per far sì che i luoghi cosiddetti sensibili, i siti turistici e culturali, i luoghi di aggregazione, le piazze siano sempre meno permeabili ai mezzi pesanti e ai veicoli, garantendo la massima accessibilità e la sicurezza ai cittadini e ai visitatori. Oltre al posizionamento dei blocchi di cemento, i cosiddetti New Jersey, e delle fioriere per impedire l'ingresso dei mezzi, tra gli accorgimenti che gli organi di sicurezza e le forze dell'ordine invitano caldamente a mettere in pratica c'è l'ampliamento e il maggior controllo delle aree pedonali, un'esigenza, sottolinea l'assessore alla sicurezza riminese, che spinge l'amministrazione comunale a portare a termine il percorso già programmato di installazione dei nuovi varchi elettronici a presidio nel centro storico, per cui si sta concludendo l'affidamento e che tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno porterà da 6 a 12 le postazioni di controllo tutte dotate di pannelli a messaggio variabile. È evidente che non basta ampliare le zone pedonali e monitorarle per essere immuni dai rischi legati a possibili attacchi terroristici di qualsiasi tipo, ma limitare gli ingressi nei luoghi più sensibili, conclude Sadegovat, è un modo per agevolarne il controllo e quindi aumentare il livello di sicurezza degli stessi.